Sono Luigi da Rimonte, sono uno scultore che lavora rigorosamente la pietra della Maiella. Io sono assolutamente un autodidatta, nato come artigiano, ma era una conseguenza del fatto che lavorando in un'azienda per 18 anni come tecnico elettronico, ad un certo punto questa azienda ha iniziato ad avere dei problemi. Quando è iniziato un periodo di cassa integrazione, ho detto qua che cosa faccio, come andremo a finire con questo lavoro. E quindi, siccome ero, diciamo, abbastanza dotato della capacità del fare, no? Sai, venendo da una famiglia dove tuo padre dice devi imparare a fare tutto perché un domani non si sa mai, effettivamente così è accaduto. E quindi io ho pensato, inizio a fare degli oggetti in pietra che secondo me non saranno poi così difficili. E così ho fatto. Mi sono reinventato come artigiano, quindi l'idea di fare lo scalpellino, no? Incarnare questa figura tradizionale. Mi sono arrangiato da solo, infatti questo che vedete, questo fazzoletto, questo triangolo di terre, è un laboratorio che mi sono costruito da solo, e così come da solo ho iniziato a lavorare. Un altro paradosso è che comunque mi interessava la pittura e la scultura niente, quindi quando io ho iniziato a scolpire proprio all'inizio non avevo mai avuto nessun approccio, non solo manuale, tecnico, ma nemmeno riguardo, diciamo, un'esperienza visiva riguardo alla scultura contemporanea. La filiera funziona così: quando io ho bisogno di materiale da prendere, vado alla cava, al letto manopello. Questo è un piccolo blocco, come dicevo, però lì ci sono blocchi molto grandi, 100-200 quintali, quindi alcuni metri cubi. Noi scegliamo il tipo di materiale a seconda della tipologia di materiale di cui abbiamo bisogno, perché ci sono due tipi di pietra della Maiella. Io faccio l'esempio dell'imposta del pane. Immagina questi volumi molto importanti, vengono tagliati, affettati sostanzialmente con un filo diamantato, poi faccio ritagliare, quindi si chiama la squadratura, e poi con il mio camion riporto questo che è diventato già un semilavorato, lo riporto qui. Quell'altro tipo di materiale, quello rustico, sono uno dei pochissimi che lo utilizza, ma perché mi piace poi l'idea di riportare in vita questi fossili dopo milioni di anni, cioè c'è una storia per certi versi più profonda rispetto a questa. E qui siamo arrivati, insomma, a questa saletta espositiva dove c'è soprattutto sostanzialmente l'aspetto tradizionale, no? Quindi il camino fatto in pietra della Maiella piuttosto che il lavello, la fontana, alcuni oggetti, insomma, è un po' l'utilizzo diciamo tradizionale della pietra della Maiella. È pura tradizione, al di là di un fiore che può essere, insomma, fatto più o meno bene. Qui c'è sostanzialmente il mio primo approccio al lavoro da artigiano. L'opera si chiama Sentimenti alla brace, come se ci fosse già da allora, perché questo parliamo di 10-12 anni fa, una sorta di meccanismo che tende ad annullare l'aspetto sentimentale, l'aspetto emotivo delle persone. La forma del cuore è stato il primo approccio, se vogliamo, verso la scultura contemporanea, perché io a Città Sant'Angelo ho realizzato delle sculture proprio con il simbolo del cuore. L'amministrazione mi aveva commissionato una scultura in ricordo della strage di Nassiriya. Quindi, siccome avevo iniziato questo approccio un po' con il cuore, io ho proposto questa scultura che è 2,70 m di altezza, sono 19 cuori, ognuno in ricordo di quanto è accaduto, là, perché furono 19 le vittime. In quel caso il cuore incarna diversi aspetti: l'amore per la patria, per
per la professione che svolgevano e anche per quel senso della missione. E niente, qua in realtà poi inizia questo racconto contemporaneo che ha delle solide antiche radici, no? E quindi è con quest'idea che ho dato inizio a questo progetto che ho chiamato Rinascimento della Materia. L'obiettivo è quello di elevare il contenuto culturale di un elemento naturale nel nostro territorio, la pietra della Maiella, che è stata un po' imprigionata nella gabbia dell'artigianato artistico. Sganciandolo un po' da quello che definisco una sorta di prigione dell'artigianato, della tradizione, e proiettandolo poi nel mondo della scultura contemporanea. Quindi a questo punto la pietra della Maiella non è più quello che un po' la tradizione racconta, il binomio oggetto-funzione, ma diventa il mezzo per comunicare invece il mio linguaggio artistico. C'è una percezione di un materiale alternativo, perché un po' è la forma, un po' è la parete, che chiaramente non è proprio il luogo espositivo della scultura, se vogliamo, no? Poi con questa finitura, la ceratura, eccetera, appunto, sembra che sia un materiale alternativo, e quindi se sembra ciò vuol dire che questo materiale allora è rinato ed è assolve ad un'altra funzione. Le mie opere, attraverso uno svuotamento, ormai viaggiano leggere verso l'alto e vengono ancorate su pareti verticali, e così facendo c'è un aspetto che per me è molto importante, cioè la consacrazione in qualche modo, con una nuova sede espositiva, di quello che era il mio desiderio di elevazione, perché il progetto Rinascimento della Materia ha quello come obiettivo: elevare culturalmente l'utilizzo di questo elemento naturale, no? Io so che lei ha praticato atletica leggera e in effetti si percepisce proprio questa tensione verso l'alto, con una sorta di filo che però ti tiene sempre un po' legato alla realtà terrena, un po' coi piedi per terra, tra virgolette. Quindi è una rappresentazione del suo stato interiore, emotivo. Assolutamente, questa metafora che hai appena espresso tu in realtà presuppone anche una certa sensibilità, perché è la prima volta che qualcuno mi fa notare questa cosa, che chiaramente io so essere così. E aggiungo anche un'altra caratteristica, il dinamismo, se vogliamo, delle opere, no? Ma queste forme spesso hanno una sorta di equilibrio tra un volume fisico ed uno spirituale, e quindi è una sorta di approdo a una bidimensionalità plasmata, queste cordicine che tengono questi lembi deformati, e sembra quasi che tagliando questa cordicina ci sia un effetto memoria, quindi ecco perché il dinamismo, l'ascensione verso l'alto. Infatti alcune opere perdono l'equilibrio, no? E quindi hanno la capacità, per esempio ho fatto un'opera, si chiamava Angolo Ribelle, tre quarti di opera equilibrato ogni angolo con la cordicina, invece un angolo aveva avuto la capacità di ribellarsi, quindi questo ribellarsi poi racconta tanto, posso essere io che... Assolutamente, assolutamente. Equilibrio sì, ma anche poi la capacità di ribellarsi. In base ai nomi di alcune sue opere, ad esempio Raffia o Viaggio nello spazio, anche il luogo in cui ha scelto di vivere, come è stato allestito, tra virgolette, come è stato organizzato, sembra un po' un estraniarsi, quasi per trovare una pace interiore, non so come spiegare, può essere questo? Assolutamente sì, assolutamente sì. Penso che questa sia una caratteristica un po' di tutti gli artisti. Non so, io ho creato un luogo, diciamo, fisico che chiaramente è il più possibile fedele all'estensione del mio corpo, quindi anche la casa è una casa che io amo, cioè in qualche modo ho plasmato anche questa casa affinché fosse
non soltanto il luogo di dove riposare in qualche modo, ma diventasse anche un luogo creativo. Tutto ciò che nasce in quell'ambito lì non può che essere un qualcosa di positivo, insomma, di positivo, qualcosa che è tuo, no? C'è questa fusione tra la casa, il laboratorio, il territorio, la pietra della Maiella, dove si vede benissimo la Maiella, insomma, quindi ci sono, è come se fossero diciamo più sfaccettature che poi vanno a definire quello che è l'aspetto creativo. Diciamo, cavalcato della passione anche emotiva che l'ha portata a creare tutta quest'arte, a creare anche la sua casa e tutto. È come un po' il concetto di devi credere in te stesso, devi credere in quello che fai perché puoi arrivare a qualcosa. Bisogna essere positivi, avere pensieri positivi, credere nei propri sogni, cosa che abbiamo sempre sentito, ascoltato, e io non posso che rinverdire questi argomenti. Se tutti quelli che hanno fatto percorso più o meno importante dicono la stessa cosa, qualcosa deve pure esserci di vero, no? Quindi ovviamente devi essere molto determinato, devi avere, nel mio caso, anche delle capacità, diciamo, di sofferenza, se vogliamo, perché prima parlavamo del laboratorio, bello sì, ma non è facile lavorare fuori da 0 gradi, come in questo periodo, a 40 gradi d'estate, insomma, ci sono delle difficoltà, però tutto, diciamo, che passa in secondo piano o comunque diventa sopportabile, perché la determinazione, il desiderio, il sogno che deve espandersi sempre di più si rigenera ogni volta. Volendo, se uno è molto determinato e convinto ed è anche un po' solido caratterialmente, si può ancora fare tanto, raccontando il territorio, frutto certamente di una passione, le tecniche si affinano, ma oggettivamente non è detto che si riesca ad ottenere qualcosa di emotivamente coinvolgente, quindi vuol dire che laddove c'è qualcosa che sia dentro, è solo questione di tempo che poi emergerà.